è l'aggiornamento del DEF, va bene? Perché il DEF è il documento di economia e finanza. Arriva in aula martedì, va bene? Quindi è per darvi un pochettino uno spazio per poter capire come funziona il Parlamento. Ecco, in questa nota vi sono gli aggiornamenti macroeconomici del nostro Paese e quindi praticamente loro fanno una previsione all'inizio dell'anno e la verificano alla fine dell'anno. Normalmente all'inizio dell'anno vi sono previsioni favolose, con delle possibilità di miglioramento del Paese, il PIL che cresce, la disoccupazione che diminuisce, mille altre indicazioni che devono fare coraggio alle persone per riuscire a poter portare una fiducia che realmente non c'è perché non ci sono fatti effettivi. Cos'è che pare strano in questo DEF? Come le cose cambiano, come le cose non vengono dette, come semplicemente poi si cerca di nascondere alle persone dei dati fondamentali. Io quando è che me lo sono letto? L'ho letto ieri, va bene, l'ho letto il giorno prima, ieri, perché c'è questo documento qui, poi ve ne sono anche altri, prima di venire qui, fino alle 2, poi sono venuto qui con voi e insieme a voi abbiamo discusso dei temi macroeconomici e oggi voglio farvele conoscere alcuni. Spesso mancano i dati. E voglio portare alcuni dati a vostra conoscenza, che sono le previsioni per il 2013 fino al 2018. Ad esempio, voi conoscete quant'è la spesa del nostro paese per le pensioni? Allora, noi spendiamo all'incirca 254 miliardi di euro nel 2013, andando fino al 2018 a spendere 282 miliardi di euro. Sapete quant'è la totale delle spese finali con gli interessi passivi al suo interno di questo paese? Sono nel 2013 827 miliardi di euro e arriveranno nel 2018 a 867 miliardi di euro. Immaginate che siccome è un paese, quello che fa mandare avanti questo paese sono le entrate e le entrate praticamente sono le tasse. E le entrate per il nostro paese sono con un valore che va da 781 miliardi a 854 miliardi. Quindi voi capite quanto è il peso del nostro paese, avendo pochissimi servizi, va bene? Quindi possiamo capire quanto ci costano quei cattivi servizi in base alla spesa, e parliamo di centinaia di miliardi di euro. C'è un dato in più che è fondamentale: quanto spende questo paese di interessi? Quanto spende? Noi spendiamo quest'anno 76 miliardi di euro. Sono interessi che dobbiamo, perché noi abbiamo debito pubblico, vi sono i BOT, vi sono altri titoli di Stato, e sono cifre enormi. Quando a inizio dell'anno hanno fatto il conto del DEF, di dire quanto crescerà il nostro PIL, che il PIL, sapete, sono quel valore per cui il prodotto interno lordo a cui noi non crediamo più, perché vogliamo degli altri indici che abbiano delle considerazioni migliori della felicità delle singole persone, dei servizi che hanno, però rimane un indice che loro vogliono usare. Allora, se vogliono utilizzare questo indice, semplicemente la loro previsione a inizio 2014, quindi 6 mesi fa, quando il DEF, il documento di economia e finanza, è arrivato in Parlamento, era più 0,8. L'anno si chiuderà invece, secondo la nota di aggiornamento che è questa, a meno 0,3%. Queste sono le differenze macroeconomiche che non si capisce come mai non riescano a raccontare la verità all'inizio dell'anno, invece di voler soltanto accontentare l'Europa o accontentare le orecchie degli italiani che poi devono andare a votare magari verso maggio, va bene, per le europee, e devono sentirsi fiduciati, cosa che invece non è vera, perché poi alla fine ci raccontano un sacco di balle. E noi con questo fogliettino giallo qua dovremmo andare davanti a Renzi e domandargli: ma perché ci racconti tante balle così? Di fatto invece nessun giornalista, che girano anche qui con noi, in mezzo a noi, probabilmente brave persone ma in servizio in maniera un po' così, dovrebbero andare davanti e mostrare questa paginetta che è la numero 41, ma non lo fanno. Ecco perché ci saremo oggi qui a parlarne insieme. Guardate, noi dovevamo avere un debito, il famoso 3%, a inizio 2014 in previsione era meno 2,6, oggi è 3% e veramente ci staremo dentro a pelo, 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 pelo. Va bene.